Persino accademica.
prima e seconda classe e gli aspiranti della terza classe del ruolo normale salgono ora in al brigantino interrato per il saluto alla voce. Prima di rivolgere ai giurandi una breve riflessione sul significato della loro esperienza odierna, desidero esprimere a nome della Brigata Allievi e del personale militare e civile dell'Accademia Navale un sentito saluto al Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Filippo Ruggero, che lascerà il servizio per raggiunti limiti di età nel corso del 1992 e partecipa quindi oggi per l'ultima volta a questa cerimonia in piazzale nella sua alta funzione ufficiale. L'ammiraglio Ruggero, infatti, nella sua intensa carriera, trascorsa sempre in posizioni di responsabilità e di prestigio, è stato anche il comandante di questo istituto dal 1980 al 1983, periodo durante il quale si svolsero sotto la sua appassionata guida le storiche celebrazioni per il primo centenario dell'Accademia nel 1981. La particolare sensibilità verso la fondamentale opera formativa svolta fra queste mura e l'attenta considerazione delle problematiche umane, educative e logistiche interessanti tutte le componenti della comunità accademica, che l'ammiraglio ha costantemente manifestato anche durante l'assolvimento delle attuali altissime responsabilità,
ne hanno fatto un protagonista incisivo e significativo negli ultimi 10 anni del processo di evoluzione e di adeguamento dell'Istituto alle incalzanti richieste dei tempi moderni. Di tutto questo, oggi l'Accademia Navale, qui concentrata nella sua interezza, desidera darle grato riconoscimento, ammiraglio, insieme con l'augurio di un futuro ancora pieno di soddisfazioni. Allievi della prima classe dei corsi normali e dell'86esimo corso di complemento laureati, in questa giornata ricca di valori tradizionali e di alti contenuti ideologici, alla presenza di molte autorità centrali e cittadine e soprattutto dei loro familiari pienamente coinvolti nella solennità del momento, sta per compiersi uno degli atti più significativi della loro ancor giovane esistenza. Per coloro i quali questo evento costituisce il suggello di una scelta di vita tenacemente voluta e solo da poco concretizzata, il giuramento di fedeltà alla Repubblica è l'accettazione formale di una nuova condizione di vita spirituale e materiale, proiettata nel lungo termine e caratterizzata da uno spiccato senso dell'unità e dell'identità della nazione e da un volontario spirito di servizio a favore delle esigenze di sviluppo e pacifico progresso del nostro popolo. Per chi invece si trova a dare il proprio contributo alla solidità e all'efficienza di un'istituzione pilastro dell'impalcatura dello Stato, il giuramento racchiude l'impegno a fare di questa esperienza non un evento temporaneo che consuma ogni legame nella breve parentesi di un anno, bensì il punto di maturazione della propria coscienza di cittadini, consapevoli di essere da ora e per sempre responsabili e partecipi direttamente delle maggiori o minori fortune del proprio Paese. Qualunque sia l'evoluzione futura del servizio militare, di cui tanto e così vivacemente si discute, è auspicabile che non venga sottovalutata la sua funzione stimolatrice della responsabilità, solidarietà e disponibilità disinteressate nei confronti della collettività, valori morali particolarmente in sofferenza nella società moderna, sempre più caratterizzata da atteggiamenti di individualismo ed egoismo. La responsabilità, la solidarietà e la disponibilità disinteressate sono infatti il portato dello spirito militare, costituito da amor di patria, spirito di sacrificio ed onore, il cui sviluppo in tutti loro è lo scopo formativo principale di questo istituto, al quale tutti insieme dedichiamo impegno e fatica. È proprio attraverso l'educazione etico-morale che noi miriamo a raggiungere l'altissimo obiettivo di assicurare alla nazione futuri capi militari in grado di assolvere a qualsiasi livello di responsabilità il proprio dovere fino all'estremo sacrificio. Ciò può sembrare particolarmente duro se confrontato con la filosofia dei diritti senza condizioni e del rifiuto di qualsiasi rinuncia che si va diffondendo nel corpo sociale, ma è inderogabile per la peculiarità della funzione istituzionale delle Forze Armate, senza la quale esse sarebbero solo un pur meritorio servizio di protezione e soccorso. La loro crescita interiore è quindi per noi il più importante dei compiti ed intorno ad essa ruota tutto il sistema educativo dell'Accademia. I valori limpidi e trasparenti di onestà, lealtà, dedizione incondizionata, altruismo, spirito di corpo, non sono in questo luogo parole gonfie e retoriche che si pronunciano nelle grandi occasioni. Sono invece la loro esperienza quotidiana, sono i riferimenti di ogni loro atto. Devono diventare gli elementi costitutivi del loro carattere e della loro anima. A volte si pensa di conoscere a fondo le cose militari e di poterle valutare e discutere quando si sia afferrata l'idea della struttura materiale delle Forze Armate, ignorandone la componente morale e passionale. Nulla di più sbagliato.
perché gli uomini che indossano le stellette non sono solo masse gerarchicamente organizzate e disciplinate che agiscono sotto l'effetto di comandi esterni. Essi sono anche componenti di organismi spiritualmente attivi, ricchi di tradizioni e di onore, la cui forza è efficace e produttiva grazie allo speciale stato mentale e sentimentale di cui essi godono, grazie allo spirito militare di cui essi sono integralmente permeati. Per questo saldo riferimento ai loro principi etici, a volte si attribuisce ai militari una visione limitata della vita, dove di solito il termine limitata vuol dire non disinvolta, come spesso si usa al giorno d'oggi. Può darsi che in ciò vi sia qualcosa di vero, e non ce ne duoliamo se è il prezzo da pagare per essere dignitosi, seri ed affidabili. Sappiamo infatti che vi sono delle situazioni nella vita di una nazione in cui solo un altissimo senso del dovere, un saldo spirito di disciplina, un disinteressato sentimento di amor patrio contano. Sono i momenti in cui gli organi di governo che esercitano democraticamente la sovranità popolare si rivolgono ai militari, costante e solido puntello di sicurezza e di legittimità nelle avversità e nel pericolo. La cronaca di questi ultimi anni insegna, anche senza dover scomodare la storia. E questo dunque il senso del loro atto formale di oggi. E questa la scelta di vita operata, con ugual significato morale, sia essa una scelta di professione, sia essa l'adempimento di un dovere. È un cambio di atteggiamento interiore ed esteriore verso la società, verso i propri cari, verso se stessi. È l'accettazione dello spirito militare come regola per la propria esistenza. Numerose generazioni di giovani li hanno preceduti nella stessa emozionante investitura in questo piazzale, che da 110 anni è un crogiolo inesauribile di uomini militari navali, sempre fedeli all'impegno preso, sempre protagonisti quando la nazione ha chiamato, sempre capaci di arricchire con la propria illimitata e silenziosa dedizione il patrimonio sacro di tradizione e di onore della Marina Militare. Sono certo che tutti loro sono pronti a raccogliere questa entusiasmante eredità. A me la bandiera! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. L'ho giurato voi per l'Italia! Bandiera posto.